Cari compagni d'avventura One Piece Osa settimanale, quest'oggi, come da titolo, video dedicato alla figura di Sanji e al suo possibile o meno sviluppo dell'Haki del Re. E se in un contesto normale, in un video normale, in un approccio normale, basterebbero 2 secondi di risposta, sapete come sono. Ci metterò un po' a spiegarvi il per come e il perché e se e quando in caso succederà. Perché sono io. E se siete qua su questo canale, non potete rinfacciarmi che ci metta molto a spiegare le cose. Mi prendo il mio tempo, però tiro fuori una spiegazione il più omnicomprensiva possibile. Quindi ci ho detto buona visione e ancor più del solito divertiamoci con l'argomento di oggi, perché è bello. Come ci viene spiegato da Marigold nel capitolo 519 e da Treble nel capitolo 782, di base chi possiede l'Haki del Re Conquistatore è perché possiede le capacità di un re, le qualità di un re, ma non nel senso che fa parte di un qualche regno di cui è sovrano e quindi ha sangue nobile, è proprio una questione psicologica, per così dire. Di base possedere conquistatore chi ha un'enorme tipologia di ambizione, un tipo di ambizione che lo sprona o che cerca quantomeno di portarlo al di sopra degli altri. Un gruppo di persone in particolare, ma insomma come farlo svettare in quella categoria di individui. E questo vale per tutti i re conquistatori visti fino adesso. Infatti non tutti i personaggi che possiedono un re conquistatore poi o sono a capo di una ciurma o sono a capo di un gruppo di persone. Possono essere anche sottoposti di un altro individuo e quindi sottostare alla sua autorità, seppur comunque rimanga intatta l'ambizione, la volontà di ergersi al di sopra di un altro gruppo. È come se possono essere sottoposti di qualcuno fin tanto che quel qualcuno non gli blocca, no, l'ambizione, il desiderio, il sogno. Nel caso più eclatante chiaramente abbiamo la ciurma dei protagonisti, dove il sogno di Zoro, quello di diventare il re degli spadaccini in quanto vuole essere il miglior spadaccino e quindi ergersi al di sopra della categoria tutta degli spadaccini nel mondo di One Piece, ma Luffy non ha quell'ambizione e non è uno spadaccino. Ergo, i due possono tranquillamente stare nello stesso gruppo di individui che tanto il sogno di uno non va a rompere le scatole al sogno dell'altro. In quest'ottica, come abbiamo avuto modo di ribadire più e più volte su questo canale nel corso degli ultimi 8 e passa anni che pubblico video, un candidato perfetto per andare a sviluppare l'Haki del Re Conquistatore all'interno della ciurma protagonista è infatti Usopp. Non solo perché ogni sua menzione diventa realtà e tra le varie menzioni c'è quella di lui che sblocca il Re Conquistatore e lo utilizza, ma anche perché tra le varie cose che lui dice, tra le varie cose che sono il suo obiettivo, c'è anche quello di essere il re dei cecchini. Lui si presenta come il re dei cecchini e quindi evidentemente questa ambizione del re in qualche modo latente o meno la possiede. Quando raggiungerà l'obiettivo di diventare il guerriero coraggioso dei mari che desidera, allora potrà ergersi al di sopra del vasto panorama dei cecchini del mondo di One Piece e a quel punto magari sbloccherà il potere definitivo, cioè il suo Haki del Re Conquistatore, che immagino infuso nei colpi a distanza possa essere molto 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 pericoloso. Però come da titolo non si parla di Usopp, oggi parliamo di Sanji. Ed effettivamente una delle cose che più si sta discutendo nell'ultimo periodo, soprattutto chiaramente dopo la conferma che Zoro, il Re Conquistatore, lo possiede, ci si domanda, insomma, se anche Sanji lo possa o meno avere, se magari ce l'ha latente, se lo sbloccherà per qualche motivo, se mai sarà messo pari grado a livello di, no, ambizione all'interno della ciurma con personaggi come Zoro e Usopp. Secondo me c'è da fare un discorso molto ampio in realtà, perché per come la vedo io, al personaggio di Sanji non è fondamentale al momento sviluppare e sbloccare il Re Conquistatore. A livello di battle boarding, vista la modifica genetica che ha sbloccato, direi che siamo più che a posto a livello combattivo per affrontare gente, no, delle ciurme degli altri imperatori, perché ha già ammazzolato uno come Queenie, quindi il livello lo ha raggiunto con la modifica genetica. Ha pure sbloccato il plasma, cioè più figo e tamarro di così, Sanji Oda non me lo poteva fare e sono felicissimo. Quindi il Re Conquistatore lato battle non gli serve in realtà. E a un primo sguardo, tecnicamente parlando, non sembra neanche che il suo sogno sia subordinato a chissà che ambizione particolare. Ma la realtà dei fatti è che invece sì. Il suo obiettivo è trovare l'All Blue. E tecnicamente parlando, in questo momento della narrazione, il suo sogno è il più difficile da realizzare all'interno della ciurma. Uno potrebbe dire che il sogno di Luffy è il più complicato, no? Perché deve andare a trovare dei Poneglyph di cui uno disperso e arrivare in un qualche modo all'ultima isola e lì trovare il One Piece e quindi, no, diciamo sbloccare il titolo onorifico di Re dei Pirati. Ma almeno Luffy sa come fare questa cosa, sa che può arrivare all'Aftel, sa che esiste il tesoro, perché Barba Bianca Marineford l'ha detto. Quindi Luffy non ha dubbi sull'esistenza o meno di questo suo obiettivo.
e sa bene come arrivare, come raggiungere questo obiettivo. Sanji invece no. Sanji è talmente idealista che lui rincorre un sogno che non sa nemmeno se esiste. È il più mitologico, il più difficile da credere all'interno della ciurma, e per poter credere a una cosa che sembra praticamente mitologica devi avere una forza d'animo e un'ambizione estremamente forti. E non parlo del fatto che se Sanji trova l'All Blue e quindi ogni tipologia di pesce nel mondo diventa tra virgolette il re dei cuochi. Questo è proprio il primo livello base di discorso, dico proprio a livello di livello psicologico, cioè la sua introspezione, la sua forza interiore è incredibilmente elevata. Probabilmente molto più di quella di Zoro, in realtà. Non voglio sminuire il sogno di Zoro perché ci mancherebbe, tra l'altro tra i due io preferisco Zoro perché c'ho sta fissa delle spade. Però volendo fare un'analisi il più concreta possibile, al limite dell'oggettività proprio, il sogno di Zoro si realizza banalmente con l'allenamento. Dico banalmente, banalizzando la questione, però lui si allena, affronta avversari vive più forti, fino a che diventerà lo spadaccino più forte del mondo. Il desiderio di Sanji, l'obiettivo di Sanji, non è subordinato a un suo allenamento, lui si può impegnare quanto vuole, ma se l'All Blue non esiste, non lo potrà mai trovare. E quello è fuori dalla sua portata, è fuori dalla sua volontà. Quindi la volontà di credere in una cosa che potrebbe non esistere, secondo me, a livello proprio di forza d'animo, è superiore. Perché tu hai un obiettivo in mente, ma non sai come lo puoi raggiungere, mentre Zoro sa come può raggiungerlo, Luffy sa come può raggiungerlo, e questo vale per tutti i membri della ciurma. Sanji è il più idealista. Sanji è quello che ci mette più cuore nel fare le cose. E non è così assurdo, secondo me, ipotizzare che questa sua forza d'animo derivi proprio da possedere la volontà di un re. Un re però di un altro tipo, diverso da quello di Luffy, diverso da quello di Zoro, diverso da quello che avrà sicuramente Uso. Poi, volendo ampliare ancora di più il discorso e usando degli elementi che sono già di per sé, diciamo, delle sovranalisi, potremmo andare oltre questo semplice concetto che comunque non è il livello base, sta uno sopra, ma potremmo andare a un livello ancora superiore, molto più affascinante sicuramente, però molto più ballerino forse, quello molto più discutibile, ecco, mettiamola così. Come abbiamo avuto modo di scoprire attraverso l'SBS di One Piece, quindi le ultime rivelazioni che Oda ha fatto a proposito di Zoro, noi sappiamo che Zoro è il figlio di Terra, cioè sua madre si chiama Terra, letteralmente. Mentre Sanji è figlio di Sora, che in giapponese vuol dire cielo. E Jinbe, a livello di epiteto, ha figlio del mare. Quindi i tre più forti sottoposti di Luffy sono letteralmente l'incarnazione del cielo, della terra e del mare. Diciamo i tre elementi principali del mondo di One Piece. E Luffy, in quanto possessore del frutto di Nika, è il dio del sole, quindi l'elemento che si staglia sugli altri tre elementi, quello che sta sopra di loro, che li governa, li guida, ma gli dà anche linfa vitale, volendo entrare più nell'ottica filosofica e mitologica della faccenda. Però, se Zoro, nel momento in cui sblocca il Re Conquistatore, si definisce il re degli inferi, e gli inferi sono collegati a livello mitologico alla Terra, non è da escludere che Sanji, in quanto figlio del cielo, incarni l'idea di cielo e quindi possa essere il sovrano dei cieli, anche perché non solo è figlio del personaggio che si chiama Sora, che è sua madre, ma è anche figlio di Judge, il cui epiteto è Garuda, letteralmente un signore del cielo, mitologia alla mano. E visto che Sanji, dopo lo sblocco della modifica genetica, svetta in tutti i modi, in tutte le considerazioni al di sopra della sua famiglia, può essere che non solo, appunto, incarni l'idea di essere figlio di Sora, ma che superi il padre e diventi il signore proprio del cielo, e non più figlio del cielo a questo punto. Ribadisco, sempre a livello di concetti filosofici e mitologici, ma siamo su dei livelli di sovrastrutture molto 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 dell'azione. Però, ho detto, divertiamoci, cioè facciamo questi discorsi, ci divertiamo. Sanji si ergerebbe al di sopra degli ideali del padre e della famiglia, perché incarnerebbe sia gli ideali del padre che gli ideali della madre, quindi sia di Sora in quanto incarnazione del cielo, che di Garuda in quanto signore del cielo. Perché, avendo sbloccato la modifica genetica, diventa di punto in bianco il più forte dei figli di Judge. Perché tra l'altro, come vi ho spiegato nell'apposito video, Sanji è quello con il potenziale maggiore, in realtà, fin dalla nascita, ma che per X motivi approfonditi nel video apposito, non ha potuto sbloccare nel corso del tempo. Tutto il discorso del genotipico sì, fenotipico no. Non ci ritorno in questo video perché altrimenti facciamo no. Ma dato che Sanji è cresciuto appunto sviluppando il suo lato umano e non il suo lato, diciamo, scientifico, asettico, senza umore, senza personalità, ma appunto ha sviluppato dei sogni, dei desideri talmente radicati nell'umanità stessa da credere in qualcosa che potrebbe non esistere nemmeno, ecco che lì si eleverebbe
appunto al di sopra di varie tipologie di personaggi, non solo i cuochi come detto prima, ma anche al di sopra di tutta quella che è la questione scientifica e di ricerca nel mondo di One Piece, che letteralmente prende e rende asettica l'umanità stessa, ed è un'enorme critica che Oda è evidente che sta ponendo dall'inizio dell'opera ogni volta che salta fuori lo scienziato di turno. Anche Vegapunk ha molti elementi negativi di personalità e lì in quel caso Sanji sarebbe letteralmente quello che si erge mostrando la giusta via, a livello proprio etico e morale. Non è male come cosa, cioè a me sconfinfero un casino. Tanta roba. Ora, con tutto questo pippone sto dicendo che Sanji sblocca il Reconquistatore per forza? No, sto però dicendo che seppur al momento non gli serve, e secondo me non gli serve a livello narrativo questa cosa perché tutto il resto di cose che abbiamo detto rimangono comunque tangibili, se Oda gli desse Reconquistatore in futuro, per me rimarrebbe comunque estremamente giustificato per tutte le ragioni dette in questo video. Quindi a questo punto mi rimetto a voi nello spazio commenti. Secondo voi, lo sblocca? Non lo sblocca? Non concordate con ciò che ho detto? Concordate con ciò che ho detto? Avete visioni alternative? Proponete nello spazio commenti che sono curioso di sapere la vostra. A me, non lo so, sta roba piace da morire, quindi è quel tipo di argomento per cui potrei parlare un'ora e mezza facendo dei pipponi assurdi di filosofia e mitologia solo sul personaggio di Sanji, per cui magari se vedo che nei commenti l'argomento interessa ci faccio una live da due orette solo su Sanji, proprio una intera live solo su Sanji. Fatemelo sapere nello spazio commenti se in caso vi interessa sta cosa. Ti ho detto, fate i bravi, mangiate le verdure, vi auguro un buon fine settimana nel caso non riescano a uscire altri video i prossimi giorni perché devo fare un po' di viaggettini per delle interviste e robe, ma in teoria sì, però nel dubbio buon fine settimana. Ti ho detto, fate i bravi, mangiate le verdure, ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Bella a tutti!